nostre due protagoniste gli argomenti se li, come dire, se li passano l'uno all'altro con grande dinamicità, questo mi consente di andare molto più spedito nel mio lavoro. Allora, una replica, una valutazione a favore rispetto ad alcuni temi che aveva affrontato Enza Bruno Bossio. Io però poi aggiungo, insomma, adesso entriamo un po' nella politica, perché insomma il clima si scalda e la curiosità giornalistica viene fuori, l'abbiamo detto insomma per il PD, ma valuta bene, che ha una storia politica diciamo agganciata alla destra, diciamo, nazionale di questo paese. È ipotizzabile, siccome qualcuno nel giornale leggendo, insomma, un po' ha polemizzato qualche giornale con lei o qualche esponente politico, è ipotizzabile che insomma possa avere un giorno come leader del Salvini. No, devo dire, di patrimonio se io critico la Pessero dicendo che la capacità di ascolto è sempre una ricchezza, io mi sono formata all'interno ovviamente di Resizione, il movimento giovanile all'epoca cuba, poi il movimento sociale. Io credo che l'ascolto sia sempre una forma di arricchimento, quello che può interessare più o meno. E devo dire che l'invito del segretario nazionale del SAP, il sindacato autonomo di Polizia, rispetto ad un problema che riguarda la sicurezza, e credo che in Calabria ci sia tanto da disquisire, non avrebbe trovato una motivazione nel dire viene Salvini e non vado ad ascoltarlo. L'ho ascoltato anche con piacere, ho trovato un Salvini differente da quello televisivo, un Salvini che probabilmente mette in luce i tanti problemi, e mi auguro ovviamente anche rispetto a quello statuto della Lega Nord, dove l'Italia si fermava praticamente a un certo punto, che questa cosa venga superata. Ho ascoltato, i temi sono stati interessanti, ma devo dire che insomma solo le persone piene di sé, le persone che in qualche modo ritengono di avere la verità assoluta, non vanno a sentire ad ascoltare. Io ho avuto il piacere, il privilegio di frequentare amiche comuni con Enza Bruno Bossio, che credo abbiano fatto la storia per le donne in Calabria. Sono donne tutte di estrema sinistra, a partire da Anna Maria Longo, che mi fa sempre piacere ricordare e che credo abbiano arricchito il mio bagaglio culturale. Quando io dico che non ci sono gabbie ideologiche, io sono molto critica rispetto alla mia parte politica, a quella parte politica che spesso secondo me non riesce a tracciare la differenza, non lo ha fatto quando ha governato. Io pago anche un prezzo delle mie elezioni regionali per aver detto tanti no e averli detti all'interno della mia parte politica, perché io ritengo che questa terra si governa se si arriva a mani libere, intendo politicamente, per essere chiari e non essere preintesa. Cioè non ci devono essere padrini e padroni in politica, che sia lo stesso schieramento, che sia lo stesso partito. Si va e dal giorno dopo in qualche modo si riparte con idee nuove, ma soprattutto con la libertà, non di risolvere i problemi, perché ha ragione Enza, i problemi sono tali, ci sono problemi di emergenze continue in questa Calabria, nessuno ha la bacchetta magica. Non comprendo sinceramente, rispetto all'esperienza di un uomo che da 40 anni, e devo dire anche in modo di cui tutti insomma possiamo andare orgogliosi, non si è mai detto nulla sul piano ovviamente della spendibilità di Mario Livello, però non credo che insomma un anno purtroppo in Calabria equivale 10 anni in un'altra, che in qualunque altra regione d'Italia. Quando io mi riferisco al POR, non dico che chi lo ha preceduto ha fatto male, ma se io nomino nuovamente lo stesso direttore generale piuttosto che i direttori generali, dal punto di vista professionale e personale nulla da dire, però poi la capacità amministrativa è un'altra storia, dell'epoca di Chiara Vallotti, penso al dottore Patarella, persona che ho conosciuto, ad Apicella. Allora ci deve essere un ricambio. Se nel passato abbiamo sbagliato, dobbiamo fare tesoro di quegli errori e capire che c'è qualcosa probabilmente che non è andato, e che questi errori, se i cervelli rimangono quelli, probabilmente si possono nuovamente ripetere. Con Oliverio abbiamo fatto grandi battaglie, eravamo presidenti delle province, che solo una legge del Rio, una legge a porto, ha voluto uccidere le province
dove credo, rispetto alle tante regioni italiane, hanno sempre fatto molto di più rispetto ai cittadini e bisogni. Io penso per esempio oggi delegare 135 milioni di euro per i fiumi, non me ne voglia Calabria Verde, ma che diventa un contenitore di sottogoverno, io avrei delegato i signori sindaci piuttosto che i signori presidenti delle province. Abbiamo fatto un lavoro dove abbiamo monitorato dal fiume alla strada comunale alla strada provinciale il dissesto, dove sappiamo le criticità, dove c'è un problema della depurazione, come nel passato dei 15 anni continuiamo a stanziare i soldi a luglio. Voi sapete che per smaltire i fanghi da un depuratore ci vogliono 90 giorni. Se io invece prendo i soldi a luglio, luglio e agosto il mare non può essere da terra. Allora non è la critica che io faccio, ed è una critica giuro costruttiva, perché io non prego perché ci sia il fallimento di questo governo regionale. Io sono una tifosa. La gente ha scelto Mario Oliverio e non ha scelto Tandaferro. Però quello che chiedo a Mario Oliverio è di mettere in campo quella sua capacità amministrativa che ha avuto alla provincia, e lo può fare solo ed esclusivamente, secondo me, se si libera di tanti fardelli. Vedete, la regione, sono d'accordo con Enzatuno Bosso, questa giunta sono tutte menti eccelse, chi è docente universitario, chi è un grande giurista, ma la macchina amministrativa elefantiaca della regione rischia di risucchiare chi non ha la capacità e l'esperienza che può avere un signor sindaco, che può avere un consigliere provinciale. Ecco perché io dico, questa Calabria ha bisogno di gente che non debba fare un anno di tirocinio, e la solitudine non serve a nulla. Chiudo dicendo soltanto, se mi faccio al centro-destra, che anche rispetto a tante cose, al problema dei rifiuti, alle discariche, io oggi ho letto con grande piacere anche sulla chiusura dell'eventuale chiusura della discarica di Cento, cioè in questo momento ci deve essere la capacità di fare un gioco di squadra, perché come Vicenza tutti tentano in qualche modo di mandare al collasso un sistema, ma se quel sistema cammina da solo, la solitudine non ti porta a nulla, ti porta in qualche modo a dover condividere sui grandi problemi, sulle grandi scelte, che non sono la scelta dei sottogoverni che da 15 anni, da Calabresi nel mondo, possiamo fare nomi e cognomi, a Fondazione Etica, a Fondazione Terina, che purtroppo è diventato il sistema della Calabria, ma quel sistema che purtroppo spesso ha eletto tante persone, da una parte e dall'altra. Allora, siccome io mi auguro, e veramente vado a chiudere, Renzi parla di alta velocità, il giorno dopo però Del Rio lo protegge, gli spiega che per l'alta velocità in Calabria non lo vedranno i figli dei nostri figli. Allora probabilmente quello che noi dobbiamo fare tutti quanti, nel nostro piccolo, comprendere che un sistema così difficile, dove il cittadino oggi è esasperato, è rassegnato, non ci dimentichiamo, il primo partito di Calabria è stato della gente che non è uscito da casa a votare, perché difficilmente oggi si sogna, difficilmente oggi tu vedi una mamma che non ti dice il mio figlio deve fare la valigia e andare via, non dalla Calabria, adesso purtroppo dall'Italia. Allora noi abbiamo un compito importante, che non è quello di farci la battaglia, di ascoltare la critica, cosa che chi magari ha preceduto Oliverio non l'ha fatto, io mi riesco, lo dico con chiarezza, perché non ho problemi di parte, che non ha fatto spesso Scopelli, che non ha fatto Luiero, che non ha fatto chi l'ha preceduto. Noi abbiamo una terra che vive di agricoltura e di turismo, abbiamo l'Expo, hanno tolto, credo adesso non so se riusciamo a salvare un altro volo per Linate da Reggio Calabria, alla Mezza Terme l'aeroporto ha perso altri due voli. Allora, cosa in qualche modo l'attenzione verso questo sud martoriato, che ho fatto di intelligenze, di gente che ci mette la mano, la mente e il cuore, ha bisogno di gridare vendetta, vendetta non contro la politica, contro la politica debole, perché oggi la politica e le istituzioni da sola non ce la può fare. Oggi abbiamo bisogno di un sistema dove il cittadino, l'imprenditore, il giornalista, parliamo di persone sane e oneste, diano una mano a rivoluzionare la Calabria. Io ho inseguito un sogno e sapevo che era un sogno, e devo dire la verità,
mi auguro di vincere questa battaglia e di entrare in consiglio regionale. Non ho nessuna pretesa di fare il capo dell'opposizione, ho la pretesa di ritornare ai tavoli con Mario Di Vero e di provare a tentare quello che abbiamo fatto da presidenti delle province senza che nessuno ci ascoltasse. Allora lui dico, tu lo sei stato, metti in atto quello che per tanti anni hai detto e soprattutto hai fatto. Insomma, nella diversità Marco Perro, diciamo, posiziona la discussione politica su un binario con queste ultime parole che, insomma, adesso sicuramente Enza Bruno Possio commenterà, dirà la sua, però ecco, io a questo punto, avviandoci verso la fine di questo talk show che, insomma, dobbiamo rendere televisivo adesso nei prossimi minuti, però è importante perché, insomma, l'argomento lo richiede Enza Bruno Possio, poi, insomma, su questi temi è impegnata da tempo, ma c'è bisogno che una riflessione, una parola chiara venga anche da chi, insomma, ha idee diverse, come può essere, come possono essere quelle del centrodestra, che qui stasera è rappresentato da Barba. Migranti, ieri c'è stata una giornata in tutta Italia che diciamo è stata la giornata delle donne e degli uomini scalzi, proprio a testimoniare in tutta Italia questo fatto di questi migranti che arrivano scalzi sulle nostre coste, ma sembra che qualcosa sia cambiato nelle politiche dopo che quella foto di quel bambino riverso sulla costa della Turchia in qualche modo ha cambiato la dinamica della discussione su questa vicenda. Pure però in Ungheria stiamo vedendo in queste ore ancora spettacoli vergognosi. Ecco, Enza Bruno Possio avrà, diciamo, qualche giusta replica sull'ultimo argomento, però io a lei chiedo una cosa, perché su questo argomento dobbiamo anche diciamo, essere laici, e lei lo ha fatto nei giorni scorsi. Il modo di accoglienza deve cambiare. Se il modo dell'accoglienza sono i cara, mi pare che io ho sentito da Enza Bruno Possio parole chiare, cioè quello è un modello che va smantellato. Poi io chiederò la sua a Bandamero rispetto a questa questione, e poi vi faccio una domanda unitaria, mi risponderete e chiuderemo il corso. Ma io ringrazio Pasquale Motta per questa domanda, perché in questo momento questo tema degli immigrati è veramente, questo problema degli immigrati è veramente il problema fondamentale. Faccio una parentesi, naturalmente mi auguro che Vanda Ferro entri in consiglio, visto la disponibilità unitaria a trattare le questioni importanti della Calabria. Per quel che riguarda i migranti, guardate, noi abbiamo avuto soprattutto durante le elezioni regionali un cavallo di battaglia della Lega, è stato proprio questo fatto dei migranti che arrivavano in Italia e che sostanzialmente toglievano il pane dalla bocca degli italiani, l'assistenza, la cosa. Abbiamo vissuto in questo terrore, e devo dire che anche quelli del mio partito non hanno avuto il coraggio di dire: ma quale pane? Qui ai migranti che arriva non arriva nemmeno un euro di quello che si spende. Certo, vengono mantenuti, vengono assistiti, ma dove? Dove? In centri dove sostanzialmente con i soldi che prendono dai migranti si creano le speculazioni, come è successo con Buzzi, come è successo con Cara di Mineo e come succede in tutti i Cara, anche in quello di Crotone. Che cosa ha capito la Merkel? Ovviamente la Merkel è furba, questa posizione l'ha cambiata quando sono arrivati i profughi siriani, profughi per lo più, per quanto siano arrivati anche loro scalzi per questa marcia da Budapest su Vienna e verso la Germania, ma sono tutti laureati, ingegneri, esperti, e ovviamente in una nazione che cresce
dal punto di vista economico c'è bisogno di manodopera qualificata e quindi ha deciso di diventare buona. E la foto, scusatemi, io sono rimasta impressionata quanto tutti voi per la foto di quel bambino, ma la foto secondo me è stata una copertura abbastanza discutibile di questo tipo di posizione. Però che ben venga, che ben venga, se anche il motivo è questo, che ben venga, perché la verità è proprio questa, quello che non ha capito finora l'Italia. Gli immigrati possono diventare una ricchezza anche per noi, perché se in Calabria, faccio un esempio, se in Calabria invece di finire nel CARA di Crotone, dove ci sono 1500 immigrati stipati in prefabbricati lager, e per ognuno di questi il presidente della cooperativa prende 40 euro al giorno ad immigrato, fatevi conti che fatturato avrà questa cooperativa, decine di milioni di euro all'anno. Allora, se questi soldi, che comunque è giusto dare, perché l'immigrato che arriva in qualunque paese d'Europa non può essere sbattuto fuori, deve essere accolto, allora accogliamolo nei nostri paesi, diamogli le nostre case sfitte, ripopoliamo i nostri comuni, riapriamo magari in questo modo anche le scuole e gli uffici postali che stanno chiudendo, perché il mezzogiorno muore di disoccupazione, ma muore soprattutto di spopolamento, di mancanza di servizi perché non ci sono, non c'è una popolazione adeguata. Allora questa può diventare anche per noi una grande ricchezza. Se noi capiamo questo, allora il problema di cambiare il modello non è soltanto un fatto di umanità e di civiltà, ma diventa anche una logica economica, non nel senso della speculazione, ma della ricchezza sociale ed economica diffusa. E io credo che questo sia importante, perché noi dobbiamo incominciare ad avere l'idea che ci sono dei livelli di assistenza minimi che devono essere dati agli italiani, ma anche quelli che arrivano nelle nostre terre, che riguardano proprio la dignità stessa. Per questo Papa Francesco è l'unico che riesce a cogliere questo dato rispetto agli immigrati, rispetto ai carcerati, ma anche addirittura, io l'ho sentito dire, anche addirittura quando si sono presentati quelli dell'ARCI, quelli della Caritas, eccetera, sul tema del reddito minimo. Il reddito minimo non è una cosa alternativa al lavoro, il reddito minimo dà al lavoro finalmente il valore che deve avere. Perché guardate un attimo, perché tutte queste aziende in house hanno assunto tutte queste persone, probabilmente di cui soltanto il 10% effettivamente qualificati, tutto il resto serviva per dargli un rimborso, uno stipendio, un'elemosina. Allora noi non dobbiamo confondere il reddito con il lavoro. Se c'è un problema di povertà e di dignità si dà un reddito, ma il lavoro deve esserci soltanto quando effettivamente serve per creare, per dare un servizio o per fare una produzione. Ecco la novità, perché se invece lo usiamo come appunto è stato usato negli anni passati nella regione Calabria, diventa voto di scambio, diventa il fatto che io ti faccio, ti assumo per 300, per 400 euro al mese e tu in cambio mi dai il voto. No, basta, i diritti devono diventare universali. Solo diventando universali noi creeremo un mondo più giusto, ma io dico anche più ricco. Ecco, diciamo, tra la novenza e promosso che ha asciugato, diciamo, il suo intervento, però io su questo stesso argomento voglio un'opinione di Nata Bella. Devo dire che sicuramente il dibattito dove la Chiesa nelle ultime settimane ha giocato anche un ruolo centrale, spesso anche di scontro reciproco con la politica, punta sicuramente a quella politica dell'accoglienza che credo soprattutto nelle regioni meridionali, ma in Calabria non manchi assolutamente. Il problema sta nei numeri, il problema sta nel fare anche una politica estera all'altezza di andare a risolvere nei paesi ovviamente di provenienza dei tanti profughi piuttosto che alcuni clandestini che arrivano in Italia il problema a monte.
credo che la Merkel abbia ovviamente utilizzato, giusto come ha detto in Saturno Corso, con un'utilizza, ma anche in prossimità del suo eventuale richiesta nuova, no, di consenso, quindi alle future elezioni che dovrà affrontare, come sta anche la scena, quando ha fatto piangere quella ragazzina. Io credo che, trattandosi ovviamente di esseri umani, soprattutto per un popolo che è noi, insomma, ahimè, torniamo ad emigrare, ma siamo un popolo che, devo dire, è andato via da questa terra negli anni passati, bisogna guardare in modo intelligente, quindi evitare quello che avviene della speculazione dei 38-40 euro piuttosto che quello che avviene nei CAR. Credo che ogni paese, ogni regione debba avere un numero da poter accogliere in modo civile. Noi dobbiamo ricordare anche ciò che è avvenuto a Rosarno, l'altra sera credo proprio Rai 3 ha fatto un servizio molto bello parlando di questa nuova schiavitù, di come queste persone che arrivano vengono sfruttate nelle campagne piuttosto che in altri settori. Allora io ritengo che in qualche modo ci vuole una politica di accoglienza che significhi anche la possibilità di curare e di dare tutti i servizi sanitari che al momento non ci sono, perché sappiamo perfettamente che ci sono nuovi casi anche, insomma, di TBC piuttosto che di altre patologie. Sappiamo perfettamente che, ovviamente, è uscito sull'Espresso, non dobbiamo andare a vedere lontano in altre regioni, gli imprenditori cosentini della sanità come, insomma, accolgono questi extracomunitari. Allora parto dal presupposto che il nostro è un paese che deve mettere delle regole, che deve avere l'autorevolezza nei confronti della Merkel piuttosto che di quelle regole che sanciscono numeri, e ovviamente numeri si deve affiancare la possibilità, ed è chiaro però che anche coloro che non vogliono farsi identificare, perché noi viviamo anche nell'epoca dove c'è la sfida, ahimè, purtroppo, del terrorismo, non venga consentito di tenere i pugni chiusi. Io credo che sia un atto dovuto arrivare in un paese e sapere nome, cognome e soprattutto chi arriva nelle nostre case. A quel punto anche l'appello di Papa Francesco, per noi che ovviamente lo seguiamo con affetto ma soprattutto anche con credo, può essere la possibilità di ripopolare i tanti paesi che si stanno man mano, no, spopolando, ma soprattutto di creare un'economia. L'economia però si può creare se ci sono delle regole, e soprattutto le regole devono valere per tutti e devono essere regole rispettate. Bene, bene, chiudiamo, e voglio chiudere, dovete chiudere voi, con una battuta entrambi. Siamo nel festival del peperoncino, siamo in un clima di festa, siamo in un modello vincente anche, diciamo, di vale turismo, vale cultura, vale promozione. Ecco, le due politiche domani alla presidenza del Consiglio, magari uno in una postazione, un'altra, la prima priorità, una sola, so che ne avete tante, da indicare come elemento, diciamo, prioritario di sviluppo per questa nostra terra. Enza, e poi facciamo chiudere, manda bene. Ma io dico il reddito minimo, perché col reddito minimo si tolgono 16 milioni di persone dalla povertà, riprendono i consumi, e contestualmente, non posso dire però solo il reddito minimo, contestualmente grandi investimenti in innovazione. Abbiamo aziende che non investono in innovazione da anni. L'Italia è fuori dal sistema competitivo italiano, internazionale, perché non investi in innovazione. Allora, reddito minimo per far uscire i milioni di persone dalla povertà e far riprendere anche i consumi interni, e grandi investimenti in innovazione per ridare prospettiva competitiva e sviluppo produttivo all'Italia. E invece vediamo un po' cosa farebbe come priorità. E la priorità, secondo me, in questa terra è puntare molto su tutto ciò che è turismo e ovviamente agricoltura e i settori legati, tra cui ovviamente l'innovazione tecnologica. Ma io credo che il primo passo per fare questo sia creare la regione della normalità, che è la cosa più elementare
ma che probabilmente noi ancora non conosciamo. Però siccome non so chi l'ha scritta, Florenza, io la ripeto spesso perché avevano imbrattato il muro di una palazzina, non erano graffitari, non erano artisti, proprio quelli con le bombolette. Dice: ci piace il sole ma siamo in grado di scatenare le tempeste. Può darsi che quando si arriva in un momento di grande sconforto, di grande rassegnazione, può darsi che anche se ci piace il sole riusciremo a scatenare la tempesta. Bene, grazie alle nostre due ospiti, una bella pagina di confronto politico targato Donna. Grazie alla Lorenza Bruno Bosso, grazie a Pantaperro, e salutiamo gli spettatori della CNews